video e siamo alla seconda puntata della Makeup Collection riguardanti i miei ombretti. Nella scorsa, magari vi lascio qui il link, avete visto i miei ombretti pupa e oggi ho raggruppato i miei ombretti Essence e Kiko. Spero che non siano troppi e non verrà troppo lungo il video. Inizio subito dai Kiko, che sono quelli di meno. Inizio da uno dei miei preferiti, che è una limited edition, però non so. Cioè, come si chiamava l'edizione limitata? Questo qui è il packaging ed è lo 04 Dark Emerald ed è un ombretto che si può bagnare. Sì, ciao! È un ombretto che si può usare sia da asciutto che da bagnato. Mi piace tantissimo essenzialmente per il suo colore, che come vedete è questo verde acqua, verde smeraldo, veramente molto bello e tra l'altro usato tantissimo. Ve lo faccio, cioè non so se notate quanto è pigmentato appena appoggiato il dito, è bellissimo perché appunto è questo verde, sì, verde smeraldo, verde, non so se è più verde smeraldo o verde acqua definirlo, con all'interno dei riflessi oro, dei micro glitter oro. È bellissimo, sfumabilissimo. È davvero bello, cioè è fantastico questo ombretto e da bagnato è ancora più intenso. Io lo uso quasi sempre da asciutto perché comunque come vedete cioè, già così è super super pigmentato e ha una durata pazzesca. Cioè ovviamente come dicevo l'altra volta, tutti gli ombretti che vi faccio vedere solitamente li uso con primer Essence o Moi e su di me hanno tutti questi Kiko che vi faccio vedere una durata ottima. Questo fra tutti proprio pazzesco e poi come vedete è un colore davvero molto molto bello. Infatti il mio voto per lui è 8. Mi piace moltissimo. Non so se effettivamente è una limited edition adesso che ci sto pensando. Boh, non lo so, magari fatemelo sapere voi. Comunque anche il packaging è molto molto carino. Altro ombretto Kiko. Questo è tipo uno dei primi ombretti Kiko che ho presi. È il classico, diciamo, mono ed è il numero 168. È un colore che apparentemente uno potrebbe dire, ma quando lo metti invece è tipo tra uno dei miei ombretti tipo più usati, perché è proprio un bianco perla. Sembra tipo bianco sparaflesciato con la luce, ma in realtà è anche questo molto pigmentato, anche se non morbido e setoso come l'altro. Anche se io ho notato una cosa della Kiko, fatemi sapere se è solo la mia impressione. Io ogni volta trovo molto molto più validi i prodotti delle limited edition, ripeto, quella non so se lo è, che i prodotti della linea permanente. Non so perché, ma a me dà questa idea. Cioè, ogni volta prendo, magari, cioè i prodotti in generale che io a me non fanno impazzire, dei mascara non me ne piace nemmeno uno, quindi va molto così, diciamo, a prodotto. Però noto che le limited edition effettivamente valgono. Comunque, torniamo all'ombretto, diciamo il 168, ed è appunto questo bianco perla. Come vedete ha dei micro glitter all'interno che però non si notano molto, insomma rimane un ombretto molto luminoso ma non si notano molti glitter. Ed è davvero molto bello, cioè io questo spesso lo uso come, cioè spesso, quasi sempre praticamente, lo uso come punto luce. E se voglio un trucco un po' più luminoso anche sotto l'arcata sopraccigliare ben sfumato, oppure semplicemente mi piace tantissimo usarlo d'estate, che sono, no, quest'estate, perché non era abbronzata, però di solito in estate che sono abbronzata su tutte le palpebre, magari con una sfumatura un po' di marrone, dà veramente un bellissimo effetto. Quindi questo mi piace molto. Il voto di questi qui, dei mono di Kiko, ve lo do alla fine perché tanto è uguale. Altro ombretto mono che mi piace moltissimo è il numero 80, che è un colore molto molto carino perché sembra un marroncino, anzi sembra più chiaro della videocamera, è un marroncino chiaro. Ma in realtà una volta che si va a swatchare è ancora più chiaro di quanto sembra dalla confezione, non mi viene il nome. E quindi è un ombretto molto molto discreto che non si vede nemmeno, è sopra il bianco come vedete, è proprio un beigiolino chiaro perlato
che mi piace tantissimo sia su tutto l'occhio e sia quando vado a fare la sfumatura nella piega e un tocco di colore sempre a mettere perché fa sì che la sfumatura non venga troppo netta, che a me non fa impazzire. Insomma, all'interno ha pure delle perlescenze oro, è veramente bellissimo. È un ombretto molto molto discreto, cioè dalla confezione io non lo pensavo così. Perché, anzi, vi ripeto, voi da qui lo vedete ancora, ancora più chiaro, ma in realtà sembra proprio un marroncino chiaro. Invece è proprio un beigiolino molto molto chiaro, ma mi piace tantissimo. Che trovo sia comunque un colore sfruttabilissimo e portabile anche, insomma, di giorno, pur essendo un po' luminoso. Altro colore che mi piace molto è il 165 ed è questo bellissimo blu notte. Tra l'altro questo, non so se si nota, la cialda è mezza storta perché l'ho provata a depottare per vedere se entrava nella palette Kiko, convinta che col cialda party la scontassero, invece mi hanno fregato perché non l'hanno scontata. Comunque, allora, questo è altrettanto pigmentato, insomma, ed è più opaco. È proprio un bellissimo blu notte, non ha glitter evidenti all'interno. È leggermente satinato, ma neanche troppo, ed è davvero molto molto bello. E a me con questo piace anche spesso creare linee di eyeliner, perché comunque, specialmente se lo prelevo con il pennello bagnato, viene un bel colore pieno, un bel blu che mi piace tantissimo. Ultimo ombretto Kiko è un duo ed è il numero 107 color sphere. Sono tutti zozzi sti cosi. Ed è tra l'altro un duo che ho utilizzato tantissimo perché sono due colori che apparentemente potrebbe sembrare essere troppo in contrasto, ma se usati insieme sono fantastici. E sono appunto un turchese e un viola. Sa che ora che pulisco la mano perché non ho più spazio. Ok. Allora, dicevo, è questo bellissimo turchese. E questo bellissimo viola. Come vedete, pigmentati tantissimo. Il turchese è molto più luminoso e, diciamo, brillantina d'assomiglia. È un pochino più chiaro di quello che vi ho fatto vedere il primo, insomma, però il colore ci assomiglia parecchio. Il viola è un viola che io adoro. Eccoli qui. Come vedete il verde è più brillante, più proprio brillantinato, ma è un verde davvero fenomenale. E il viola è questo viola chiaro, non troppo intenso, anche questo molto luminoso. E magari vi ci farò un tutorial perché con questi riesco sempre a fare un trucco che a me piace da morire. Ovvero, ad esempio, metto nell'angolo interno il viola, nell'angolo esterno il viola e al centro il turchese o viceversa. Cioè, fanno proprio un bel contrasto insieme, pur essendo magari dei colori che, vedendoli così, magari non verrebbe in mente di abbinarli. E questo secondo me è assolutamente bellissimo. Poi a me questo azzurro piace, questo turchese tantissimo, perché ha anche dei riflessi oro all'interno. È davvero fenomenale. E il mio voto per questi ombretti Kiko è di 7, 7,5, insomma. Magari darei un po' di più a questo perché sono anche più morbidi rispetto ai mono. Poi non so perché, varia anche un po' dai mono, perché tipo il bianco e il beige sono più morbidi, il blu è molto più ruvidino. Quindi onestamente non so dirvi, cioè perché non siano proprio tutti uguali, però il mio voto per loro appunto è 7,75. Parliamo ora di ombretti Essence, con cui ho un rapporto di amore e odio. Allora, iniziamo anche qui diciamo dai mono. E inizio dal numero 68, Strawberry Ice Cream, che è un colore che mi piace moltissimo ed è questo rosa. Tra l'altro lo usai anche per un trucco da un matrimonio ed era venuto fuori un bellissimo trucco. Questo è uno dei pochi ombretti Essence anche, insomma, poi dopo vi dirò perché, che mi dura tantissimo ed è questo rosa. Molto luminoso e brillante, è veramente un rosa pieno e ha dei glitter all'interno. Gli ombretti Essence sono tutti un bel po' polverosi, quindi vanno saputi insomma usare e dosare. Però è molto molto carino questo mi piace davvero molto perché appunto anche se lo vado a sfumare, come vedete il colore non va a perdersi, ma rimane comunque questo bel rosa.
e quindi a me piace davvero moltissimo. Questo è molto setoso, facilmente sfumabile e il mio voto per lui è 7. Altro ombretto mono è il numero 18 Super Baby, che è un metallic effect. Oddio, qui io di metallic non vedo assolutamente niente. È questo bellissimo verde. Anche questo è un colore che mi piace molto perché, come vedete, è molto molto pigmentato. E cioè, di metallico, se vedete così lo swatch, effettivamente un po' ci potrebbe stare, ma una volta che lo sfumate, insomma, perde, rimane, diciamo, satinato, ma non ha questo effetto metallico che dice, insomma. Ed è un bellissimo verde perché ha, diciamo, delle perlescenze dorate all'interno ed è veramente molto bello perché, come vedete, anche questo è molto pigmentato e molto pieno come colore. E anche a lui do voto 7. È un peccato per questi due colori che vi ho fatto vedere, per quanto sono carini anche, insomma, applicati sulla palpebra, e che siano parecchio polverosi. Poi passiamo ad altri ombretti mono, che sono quelli di una delle ultime collezioni limitate, che è la Bloom Me Up. E questo è il numero 06 Rose Hit Up, che apparentemente è questo bellissimo rosa, più chiaro di quello che vi ho fatto vedere prima. E molto molto carino. Poi, insomma, il packaging delle edizioni limitate è carino perché, insomma, ha questi fiorellini decorati, non so se si vede perché un po' è stato consumato. E questo è come appare. Ah, questo potrebbe anche essere carino, anche, oddio, sembra bianco dalla videocamera. È un rosa molto molto chiaro, un bel po' brillantinato e molto polveroso. Altro ombretto della stessa linea, così insomma ve li faccio vedere insieme, è lo 03 Blow My Mint, che è appunto questo verdino chiaro, diciamo un verde Tiffany, che se fosse stato realmente verde Tiffany era secondo me un ombretto fantastico. Infatti, se vedete, questo anche è meno consumato perché da qua sembrerebbe anche verde. Dallo swatch già perde tanto, e se ve li vado a sfumare, il verde non c'è più. Cioè, è proprio, rimane questa scia di brillantini, quindi molto luminoso. Idem il rosa, cioè, ve li ho sfumati, non c'è praticamente più né il rosa né il verde. Il rosa poco poco di più, ma il verde è stata veramente una delusione perché, insomma, vedendolo da qui era veramente un bel verde. Se fosse stato così, era un ombretto molto molto carino, ma è, diciamo, parecchio brillantinato, brillantinato satinato e va tanto a perdere, non ha un colore pieno. Quindi questi ombretti non mi sono piaciuti perché, essendo poi colori non così pieni, insomma, non riesco manco a sfruttarli come vorrei, e quindi li utilizzo più che altro magari per trucchi veloci, se voglio, diciamo, un trucco luminoso, dove però, insomma, non mi deve servire il verde, insomma, perché di verde c'è veramente ben poco. E il mio voto per loro è 5,5. Altri ombretti Essence, ne sono rimasti 3. Allora, uno è un Essence 3D ed è il numero 09 Irresistible Chocolate. Non so se lo leggete. E questo è molto carino. Ah, devo dire che con i 3D di Essence, ne ho due, mi ci trovo davvero molto bene. Ah, questo l'ho preso essenzialmente perché è veramente un ombretto duo da tutti i giorni. Perché, come vedete, ha una parte beigiolina marroncino chiaro e una parte marroncino più scuro. Ve li faccio vedere. Sono abbastanza pigmentati, più quello scuro, e quello chiaro mi piace moltissimo. È questo qui qua sotto, che è questo beigiolino chiaro e luminoso, molto molto assomiglia un po' a quello di Kiko che vi ho fatto vedere prima, e questo, diciamo, un bel marrone scuro e anche questo brillantinato, che però, cioè, abbinati insieme in un attimo si fa un trucco davvero molto carino e veloce. E quindi questo mi piace davvero molto. Cioè, i 3D onestamente mi sento di consigliarveli, soprattutto anche per il prezzo che hanno. E l'altro 3D che ho è l'11 Irresistible Foxtrot,
Cioè, questa etichetta specchiata che... Ed è l'ultimo che vi ho fatto vedere nel video haul, che in assoluto è uno dei miei preferiti, perché è davvero bellissimo, sia a livello di pigmentazione sia a livello di colore. Cioè, come vedete, una passata e sono fantastici. Specialmente, allora, quello chiaro, diciamo, quando lo si va a sfumare perde parecchio, perché così sarebbe un bel aranciato, un bel colore aranciato, ma ora ve lo faccio vedere se si sfuma. Infatti di solito lo uso con una base tipo un matitone che ho rosa salmone che ci prende abbastanza. Vedete che l'arancione va molto via, rimane diciamo più un doratino, un rame, insomma. Non rimane quell'arancione che si vede qui dalla confezione. Mentre il marrone è davvero molto bello, diciamo un color caramello, e anche e questo se si sfuma, cioè rimane davvero bello, vedete? È davvero un bellissimo colore. Questi non sono i 3D nemmeno tanto polverosi quanto i mono. Quindi, insomma, li trovo proprio nettamente migliori anche a livello di qualità. E il mio voto per loro è 7,5. Ultimo ombretto della Essence è della collezione Road Trip e questo è scritto chiarissimo. Dio ragazzi, è lo 02 I Don't Care, I Love It. Sì, che è inutile, penso che ve lo faccio vedere perché non penso che lo vedrete. E allora, diciamo che era molto carina come idea questa, perché ha da un lato il lato più chiaro un ombretto e il lato più scuro un eyeliner in gel. Allora, l'ombretto è lo stesso discorso dei Bloom Me Up di prima. Sembra un verdino carino, tipo quello della confezione, ma questo è lo swatch. Cioè, inesistente. Praticamente viene fuori una scia di brillantini, cioè provo a riandarci sopra, ma è inutile. E praticamente bianco, cioè di verde non ha assolutamente niente. E quindi... Boh, peccato perché tra l'altro era anche molto morbido e meno polveroso degli altri, però insomma il colore non c'è. Mentre l'eyeliner in gel effettivamente è bellino, perché sarebbe questo colore che sarebbe questo qui, ma non dura eccessivamente e non mi piace molto come viene la riga, perché non lo so, ha qualcosa che non mi convince. E non riesco a sfruttarlo come volevo perché effettivamente era molto molto carina come idea perché base ombretto e si mette sopra una riga di quell'eyeliner, insomma, cioè era veramente un'idea carina e veloce per un trucco. Però effettivamente non riesco ad usarlo come voglio e quindi il mio voto per lui è 5. E niente ragazze, questi erano i miei ombretti Essence e Kiko. Fatemi sapere i vostri preferiti quali sono e quali preferiti anche fra questi che vi ho mostrato. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!